Eccoci, buongiorno, bentrovati con le immagini, immagini, insomma, con Tennismania, eh, per quanto riguarda eh, lo speciale eh, del Miami Open. Eh, devo dire che non sono successe cose incredibili, a parte forse il settore femminile, sì, possiamo dire che, però, insomma, l'eliminazione di, di Sabalenka non, non può essere... Una notizia in qualche modo perché cioè, per tutto quello che sappiamo essere successo purtroppo non era facile per lei affrontare questa settimana. In campo maschile invece quello che possiamo dire mentre eh, faccio le consuete condivisioni, eh, eccomi qua aspettando che arrivi Guido perché è un filo in ritardo, eh, mi pare di capire. Come abbiamo in qualche modo indicato per iniziare la puntata, eh, il tabellone si è aperto nel quarto, specificamente nel quarto di Sinner. Sì, ne parliamo ovviamente, però, anche con Guido Monaco. Ciao Dario, buongiorno a tutti. Scusate il ritardo. <ride> niente, niente, ci mancherebbe, ciao, Guido. No, eh, chiaramente c'era attesa per le partite con gli italiani coinvolti, ma in generale anche per vedere eh, di nuovo Cavito Salcaraz che ho visto tornando eh, dal commento di Curling e eh, anche di Medvedev, ovviamente, eh, e Sinner Vavasori ovviamente ma non ci si aspettava una partita così lottata tra, nel derby. Sinner vince il dodicesimo derby su 12 eh, a livello professionistico. E eh, non so se è frizzato, Guido. O, no, no, mi senti? Ok, no, non, non capivo no, sì. se è, è la mattina. Sento. Sono gli effetti delle, esatto. delle nottatacce che ma, ma, piccola parentesi, sono in Carlo in nel curling, la semifinale? Come andata? <ride> La semifinale è andata come doveva andare, anzi meglio perché comunque hanno lottato fino all'ultimo tiro, eh, solo che c'è una giocatrice più forte delle altre al mondo che si chiama Lina Petz che ha chiuso col 97%. Quando è straordinaria, una che fa sweeping eh, come fa lei e in più. Comunque si occupa anche di tattica, anche se è l'altra a essere la skip, ma gioca così. bravissime le italiane che come all'Europeo se la sono giocata fino all'ultimo tiro, eh, più brivido l'ultimo tiro dell'Europeo, però comunque si ha dovuto fare la, la bocciata finale Pez. Quindi alle 15 c'è la mh, sfida per il bronzo con la Corea del eh, Sud. Insomma ma, perché... Il progetto per arrivare a Milano Cortina anche per lottare per l'oro continua spedito, no? Più che altro perché Stefania Constantini che è la skip italiana in generale comunque anche le altre giocatrici hanno un'età più giovane rispetto eh. agli altri team per quanto riguarda soprattutto le skip, quindi senza dubbio e eh, tra eh, l'altro la sfida con Gim, anche lei di dieci anni circa più grande di Stefania, è interessante anche in quell'ottica, perché la Corea del Sud poi ospiterà il prossimo mondiale. Ma parliamo di Sinner. Dai, eh, tu co cosa hai visto? Eh, eh, L'hai seguita abbastanza? Sì, 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 ma eh, sai che ieri ti dicevo che avevo la, proprio eh, anche guardando qualche scambio della prima parte che invece non avevo visto. Eh, mi sembrava proprio che il problema per Vavassori ovviamente era quello di reggere l'urto di, di, di Sinner da dietro, e, oltre al fatto chiaramente che Sinner risponde molto bene, quindi eh, diciamo che il fatto che sia riuscito comunque a, per, a prendere un break per set in qualche modo significa che Vavassori ha giocato una partita, cioè ha fatto sostanzialmente il massimo di quello che, eh, che poteva, c'è una differenza di... di Nonostante tutti i complimenti meritati, che si possono fare a Vassori, c'è una differenza di, di, di cilindrata che si è, vista, si è vista tutta. Poi è vero che Vassori ha un gioco che può anche in certi momenti, eh, venendo tanto avanti, giocando benissimo a rete, metterti in difficoltà, però non è che nei colpi di sbarramento, come si dice, si ne abbia problemi risposta passante, cioè, dire, eh, eh, e poi a chiudo dicendo che ehm, è vero che Vavasori lo fa un po' più e un po' meglio della media dei giocatori, ma non è così vero che non ci sono più giocatori che non vengono avanti o che non sanno giocare avanti. Poi chiaro, non sono i numeri di una volta e non, non è la costanza di una volta, anche dovuta alla velocità di palla e tante cose. Però eh, si è abituato a giocare a giocare passanti, a giocare l'altra settimana ha giocato con Struff, no? Indian Wells che è venuto avanti molto, eh, insomma. Ci sono giocatori che presentano quella carazza. Stesso cosa, cos'è? Non viene avanti. Quindi, è, era più che, più, più, più che si è fatto trovare più che pronto. Ha detto che nella prima, nella, prima partita, nella prima parte di partita, quella sospesa, non aveva buone sensazioni. Mentre ieri si è sentito meglio eh, sul campo. E quindi, bene, adesso si va, si va avanti. Crix, pur oggi, no? terzo, terzo match. Eh, con un possibile, mi sembra scontro. Se ho capito bene, con vincente di Arnaldi Sciapovalov. Adesso controllo il tabellone. ma eh, Sì, direi... eh, ma non eh. soltanto loro, eh, perché più avanti, poi credo. Quello. Adesso vado a vedere, no, anche no, no vedere. più avanti, più, avanti, più, ah, più esatto. avanti. Dopo ci sarebbero o Dam che ha approfittato del ritiro di Paul eh, per il problema della caviglia, e O'Connell. Quindi insomma, esatto. che ha battuto Tiafo. E come questa volta io non ho voluto ma un po' perché sono scocciato da questo atteggiamento di ogni volta che quando cerco di analizzare bene il possibile scenario del tabellone che poi ovviamente non, cioè, non, non rispetta quasi mai se non mai eh, i possibili avversari di Sinner quelli più diciamo che vengono indicati però nel andare a leggere eh, il sorteggio di solito si mettono delle alternative potrebbe diventare sempre più interessante magari farlo dando le percentuali di di chi può essere l'avversario di quel turno più che quell'altro, però il discorso era molto banale e che eh, Tiafo non, non viene da un buon momento ed è stato eliminato appunto da O'Connell. Dam ha approfittato, come dicevi tu, di un po sfortunato Tommy Paul che ha, ha avuto quell'infortunio inf nel che è in semifinale con eh, Medvedev a Indian Wells, ma anche più sopra. Comunque, Shapovalov è un giocatore. Che è imprevedibile, però ha battuto Zizipas, un altro eh, con la testa di serie importante. Che esce: Rubleo era già uscito ieri, e, e poi ce n'è un altro ancora che adesso non, non ricordo. Ma anche Ceverri, diciamo che la testa di serie ha perso da, yeah. da Marray. Quindi, lui, ah, io Marray l'avevo visto perdere 3-7 0 a Melbourne e Ceverri, l'avevo commentato e Ceverri mi era piaciuto tanto e Marray mi aveva dato una sensazione piuttosto negativa anche come atteggiamento, invece guarda che <ride> aveva una gioia, non vinceva due partite di fila da tantissimi mesi, era, era contento come se avesse vinto veramente un torneo importante, Marrey mi ha fatto uh, diciamo piacere, tenerezza anche un po' vedere mare ancora così attaccato a, 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 al tennis, però bravo, adesso gioca con Machac che gli può creare... È molto problemi. in forma! Sì, sì, sì. sì. Beh, ma gioca proprio bene. Secondo me Maciak vince con, eh, con Marek. Sì, tra l'altro, guardando il tabellone, Arnaldi... Intanto rivalutiamo, oh, rivalutiamo non che non l'avessimo giudicata la, la partita di Darderi, che ha perso su, sì. con Shapovalov lottato. E comunque in quella parte di tabellone, che è il quarto di Sinner, c'è proprio Maciak, Marek, vincente con Arnaldi o Shapovalov. Ciò vuol dire che Arnaldi, dopo quella vittoria molto, molto pubblica, non è che proprio immaginarlo nei quarti sia fanta tennis. Ecco, questo eh, io te lo dicevo a fine dell'anno scorso. Quest'anno Arnaldi ovviamente deve dimostrare di, di che i primi 40, i primi 30 del mondo lui li può valere costantemente. Avevo delle perplessità, un po' perché è difficile, un po' perché eh, confermarsi dopo un'annata così è difficile, devo dire che la partenza tendenzialmente è stata molto molto convincente quindi se lui riesce a fare bene in questi primi mesi poi può affrontare il resto della stagione dove ha vinto tante partite molto più, più tranquillo e consapevole ma come la sensazione è che siamo davanti a un ragazzo che non è che si fa tante paranoie punti difendo non difendo lui va in campo ha una bella, bellissima testa da questo punto di vista lui va in campo si gioca le sue eh, possibilità e, e poi il tennis e la velocità di palla il peso di palla servizio dritto sta continuando a a progredire e quindi bellissimo non, non ci avrei scommesso su un impatto di una nuova stagione così convincente di, di Arnaldi ma mi sto, mi sto ricredendo felicemente mm. sono d'accordo con te e davvero spero che ci possa essere la sfida con Maciak di, di Arnaldi eh, perché credo appunto che il giocatore cieco sia in una buonissima condizione e, però Schiappovallo sta giocando veramente bene eh. Eh, poi sappiamo che questi sono i suoi tornei. Il tanto vituperato e criticato, Sciapovalo è vituperato perché lui con un, un braccio, veramente un braccio, una facilità di gioco eh, impressionante. Sembrava un predestinato a stare nei primi 5 del mondo ed è arrivato intorno al 10. E poi l'anno scorso ha avuto un infortunio, è andato indietro. ma è, è, è criticato eh, tante volte anche da me perché è uno è, è, tatticamente non è, non è assolutamente disciplinato, e non è riuscito ancora a, a rendere concreto il, il proprio gioco però è un fenomeno, cioè, stiamo parlando di un fenomeno del tennis, uno di quelli che doveva stare lì con Alcaraz anzi prima ancora di Alcaraz e Sinner doveva arrivare davanti quindi insomma rispetto a un Arnaldi eh, un Darderi o, insomma è un giocatore che Appartiene al momento a un'altra categoria. Poi è chiaro che, che rientra da un infortunio, il che spesso quando poi inizia a trovare la fiducia ti dà un'energia supplementare, e quindi insomma è, è favorito Sciapovalo. Tra l'altro l'anno scorso a Parigi mi viene in mente che ho commentato la partita tra Sciapovalo e Arnaldi, vinta in 4-7 da Sciapovalo, una delle prestazioni, forse l'anno scorso l'unica prestazione di Sciapovalo veramente... Eh, quadrata, convincente, cioè, adesso da un momento all'altro, adesso questo qui inizierà a fare lo sciapovalo, e invece niente, ha giocato una partita solidissima e ha vinto in 4-7. E Era dopo questo. praticamente lì si è fermato. Eh? Eh, e dopo si è fermato, il turno dopo con, con Alcaraz ha preso una stesa, non so se il turno dopo o, o due turni dopo, comunque appena dopo, incredibile, eh, e poi dopo i Fortuni praticamente ha smesso, ha chiuso la stagione. <ride> Ho visto anche un po' di Cobolli, eh, io. che mi piace, però cioè, Norri è veramente fastidioso. Questa combinazione di colpi che eh, rende difficile. Poi lui è, è molto abile a, a gestire bene le, le situazioni di gioco. Eh, bravo Cobolli, eh, perché ha annullato anche, mi sembra, tre match point. E, e poi però ha dovuto cedere. Era un po al terzo era un po' cotto fisicamente, lo diceva proprio lui. Eh, lui chiaramente si basa molto sulla, sulla, sulla parte fisica. Ma devo dire che Norri, eh, al di là della tipicità del giocatore, no? questa palla carica di dritto e piattissima di rovescio, quindi ti fa giocare male. Mancino, migliorato col servizio, eh, nonostante quelle gambette un po' a X, si muove anche bene. Eh, però è un, è un ragazzo, cioè è il professionista, è come si sta in campo e, e, a tennis, cioè mai una parola fuori posto, mai eh, spre ha sprecato l'insprecabile, non l'hai mai visto negativo, non l'hai mai visto mai rimesso giù, testone eh, basso, ha ripreso a giocare, sa che il tennis è, è consapevole come tutti, ma lui riesce anche a, a mantenere questa questa maturità, questa freddezza che, che poi le occasioni tornano, che poi la partita comunque, anche se aveva perso il, il secondo, poteva girare dalla sua parte. Veramente è un, un ragazzo di un'intelligenza superiore, altrimenti con tutto il bene che gli vogliamo non si spiegherebbe no, il suo ranking, i suoi risultati, perché il tennis obiettivamente non è di primissima qualità, al di là del fatto che è ostico da, in da incontrare. E poi dobbiamo dire di Musetti che eh, la sfida con Safiulin è stata spostata con a, altri tre match proprio del suo spicchio di tabellone, eh, quindi lo vedremo oggi. Eh, Beh, non credo che gli dispiaccia, visto che è arrivato no, lui, no, infatti, che un giorno in più, gli ha fatto comodo secondo me. Assolutamente. Safiulin ha perso due volte su due in passato, una volta l'anno scorso in Cina a fine stagione, però partita giocabile. Saffiolin è un giocatore molto pericoloso e ovviamente chi vince poi va ad affrontare Alcaraz eh, è da quella parte lì di, di Tabellone. Se non ricordo male, vado a controllare, ma eh, perché effettivamente, come eh, dicevamo, eh, Alcaraz io l'ho visto giocare in modo a un certo punto ha tirato un dritto spostandosi dalla parte del rovescio, eh, un inside in che non aveva senso. cioè eh, è veramente no prima c'è Moonfield eh, sì. che ha battuto in traset Thompson e poi ci sarebbe il vince bisogna vedere anche lì può esserci Shelton o Shafiulin o Musetti insomma eh, è un tabellone più intricato però onestamente come si è presentato a Miami eh, in questo momento è il giocatore più, più forte eh, però certo. eh. Dario, Alcaraz Monfis, già insomma lo spettacolo dovrebbe essere abbastanza. Stiamo parlando di due dei più grandi atleti che si siano mai visti su un campo da tennis e non solo. E poi dovesse arrivare Shelton, anche se speriamo Musetti, che mi sembra quello più accreditato, cavoli, due belle, due belle sfide, Alcaraz Shelton, eh, da mettersi lì coi popcorn. Shelton che oggi gioca con questo 2006 l'Andalus, che ha approfittato della wildcard, è uno molto promettente che si allena all'Accademia di Nadal c'è molta curiosità su su di lui arrivano già ai 2006 penso mm. sì sì assolutamente mm. tanto ho ovviamente la banda dei, <ride> dei due mati ma dovrebbero mm. mancare otto partite se non ho visto male ancora per allineare il tabellone al terzo turno tutte della parte alta che recupereranno oggi sarà dura chiaramente per loro perché comunque non, non avranno più sostanzialmente pausa eh, no poi pensavo anche a paolini direi che eh, suo compito lo ha fatto adesso insomma aspettiamo anche lì di capire come come evolve il tabellone femminile Giorgi ha preso due grissini no come si dice in sì, gergo. le strisce di pane eh, mm. e, e c'è poco da fare, Siontec è un po' come Alcaraz. In questo momento, ma Siontec è da diversi anni, però, in questo momento in particolare che il circuito femminile sta cercando eh, un, un alter ego, un'alternativa a Siontec, e non c'è per la situazione di Siontec e di Sabalenka. Che tra l'altro la notizia che riguarda anche lei è che non potrà giocare alle Olimpiadi una serie di parametri che ha stabilito il CIO andranno i russi Rublov e Medvedev non andrà lei, sono pochissimi gli atleti comunque che al momento non so se poi cambieranno hanno diciamo il via libera sono meno di 60 se ricordo bene 37 russi e quindi questa è un'altra situazione anomala Ma... sì credo che il parametro da quello che ho capito sia chi, vabbè, chi appartiene ai corpi militari o ha qualche legame con i corpi militari assolutamente no e chi ha, ehm, ha fatto dichiarazioni in qualche modo anche solo ambigue o comunque. Eh, no. Ma sai, Savalenka è... ha un rapporto comunque da diverso tempo con uh, il presidente Lukashenko, quindi. Cioè... Esatto, quindi a lei questo rapporto le è costato la, 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 la possibilità di partecipare, mentre Rublev e Medvedev che vivono. Vivono eh, fuori, poi da moltissimi anni, e comunque Rublev in eh. particolare, Medvedev, io non ricordo, però Rublev in particolare ha, ha, insomma, ha scritto anche sulla telecamera, a fine partita, stop alla guerra, insomma si è, si è speso eh, questo comportamento, gli ha, gli ha, è, uno, è uno di quelli che ci sarà. Poi, boh, non lo so, eh, un discorso molto complicato, assolutamente dai apriamo un po' la busta sì Dario per il femminile è da dire che Sabalenka poi appunto ha perso poi dopo, dopo la vittoria con Badosa in questo momento così, così difficile sta tornando Osaka che oggi giocherà con Garcia ma insomma mi sembra abbastanza convincente forse viene dalla partita migliore giocata da rientro no? in qualche modo sì, sì ma è una, crescita, è una crescita abbastanza costante direi e Kalinskaya continua a dare mazzolate a destra e a sinistra e oggi gioca con la Saccari eh, insomma Ribacchina ha rischiato di uscire però ha vinto è tornata e ha vinto il match quindi va avanti, gioca contro Keys, credo, no, contro, sì contro Madison Keyes però insomma eh, e poi c'è la Sviante che gioca con la con la Noskova che è quella che l'ha battuta a Melbourne, che l'ha buttata fuori a Melbourne in una partita un po' strana e Paolini Navarro di nuovo, Navarro che è quella giocatrice che a me piace così tanto, che ha battuto Jasmine l'anno scorso a San Diego e quest'anno a Doha, è una delle giocatrici più in forma insieme a lei e quindi c'è la possibilità di rivincita per, per Paolini, che però è la prima italiana, se non, ho letto, se non cioè, ho letto così, non ho verificato, è la prima italiana a raggiungere il terzo turno a Miami, può essere? Mi sembra difficile, però eh... forse Miami intendevano Miami non mettendo dentro anche il biscame, boh, verificheremo, no, sai perché no? Mi è venuto in mente senza andare in epoca più recente, ero forse l'unico giornalista italiano lì a, a Miami e collaboravo con l'Ansa, pensa eh, addirittura e anche altre cose che facevo. Silvia Farina è arrivata ai quarti di finale, questo ah, me lo ricordo. No, ma infatti, secondo me, intendevano Miami, sì, sì, dai, allora, Marco Cristofoli dice: Ma eh, Camila Giorgi, perché continua a giocare a tennis? Aveva un potenziale simile a Sinner E poi, intanto, il circuito femminile è eh, in grado di distribuire i guadagni maggiori di qualunque sport eh, al femminile. Eh, quindi, cioè, comunque lei lo interpreta come un lavoro e eh, no, io non credo che abbia mai avuto. Eh, anche perché non lo conoscevamo prima, adesso sì, che lo conosciamo e l'abbiamo visto, non c'entra niente. Sinner con, eh, con Giorgi. Ma io, tra l'altro, anni fa, in, dopo una vittoria sua mh, a New York importante, eh, l'amico Guido, eh, un altro, non lui eh, appassionato anche di biathlon, pure Guido Monaco lo è, ma eh, mi chiese: secondo te può entrare nelle 20? Io, senza neanche pensarsi, pensarci un secondo, ho detto. No, e finora purtroppo per Camilla Giorgi sto continuando ad avere ragione, quindi. Mh, no. ma entrare, ci sarebbe potuta entrare in diversi momenti della sua carriera, sì, entrare, sì. entrare eh, poi stare stabilmente, come diciamo spesso, è un'altra cosa. Ma, ma guarda, per rispondere anche per, a parte che ha 32 anni, eh, da. Dieci anni ormai, nelle prime, stabilmente, nelle prime 100, più nelle prime 50 che nelle prime 100. Quindi, a risposta di perché continua a giocare ne ha pienamente diritto. È vero che ha sprecato molto, che è un gioco ad alcuni sembra un po' assurdo, però è anche vero che ha avuto parecchia sfiga in alcuni momenti cruciali della sua carriera. Sì, sì. Eh, e, per fa e per essere un po' più basici. Ha guadagnato in carriera più di 6 milioni di dollari e quest'anno, vincendo due partite e perdendo le cinque, provate un po' a dire quanto ha guadagnato: 150 mila dollari solo di, di price money. Quindi non so il nostro amico che professione svolga, ma se nei primi tre mesi dell'anno ha guadagnato 150 mila euro, allora gli faccio i miei, i miei complimenti. Ci sono anche le varie spese eh, annesse: connesse. Sì, certo. <ride> le tasse. No, sono, i 150 mila non sono al netto delle tasse. Esatto. E eccetera, Però voglio dire, una proiezione comunque... un'altra stagione deludente eh, va a finire che arriva non lontano dal, dal mezzo milione o anche di più di, di dollari di, solo di premi. Assolutamente. Rosa Bati dice buongiorno ragazzi da Sassuolo, siete una meraviglia, anche tu. Grazie mille. <ride> Sassuolo è importante nel tennis, è uno dei circoli più belli d'Italia. Antonino Aliotto, anche lui, salutiamo. Giulia, ciao Giulia, da Cesena. Eh, peccato per le nostre ragazze del curling. Eh, Quell'altra è una formazione... Neanche Edin ha mai vinto cinque campionati del mondo di fila. Ne ha vinti quattro, come loro. Quindi vanno per fare qualcosa di assurdo. Anche se ottimo lavoro per il team femminile, è il mondiale più bello di sempre. Sì, io apro fac... ah, solo una parentesi. Da adesso in poi io farò in modo, farò di tutto perché succeda che dalla prossima stagione si possono vedere tutte le partite in un modo decente dell'Italia eh, che giochi agli europei e ai campionati del mondo gli slam non lo so perché lì è, un col è colpa del, di, di Curling Canada che purtroppo mh, non so se riuscirà mai a capire che bisogna mettere a disposizione i feed di tutte le partite europee chiuso parentesi Andrea Ciribilli, Dario e Guido siete una coppia di commentatori fantastici eh, addirittura, vedi? I, I contrasti piacciono, no? Perché poi non è vero che ci sono tanti contrasti. Ah. Giulia dice, Yannick strepitoso, ma bravissimo Andrea, ha disputato una partita dignitosa, complimenti ai nostri atleti. Sì, non ha sfigurato, questo va detto perché puoi rischiare con un giocatore eh, così forte magari che la partita eh, finisca tanti a pochi, invece no, comunque... Anche a me è piaciuto l'atteggiamento e il fatto che ci ha provato. Però ci sono sai, lui, comunque, Parigi l'anno scorso, Madrid, li aveva già assaggiati questi palcoscenici, anche se la classifica è un po' alta. però lui si qualifica spesso in queste situazioni. E poi in doppio, è abituato a giocare in, in, in turni importanti. Questo fa, tra l'altro, oggi esordiscono lui e Bolelli sì. contro i numeri uno del mondo, Bopanna e Ebden. Quindi, il torneo perfetto perché fai finito il singolo. Oggi inizia il doppio e si possono prendere la rivincita di. Eh, di Melbourne anche se ovviamente sarà complicato. È vero eh, proseguiamo con i vostri messaggi, abbiamo Dario Massimo Carmassi buongiorno, buona domenica dalla Valle d'Aosta direi bene per tutti gli italiani anche al di là dei risultati, peccato personico dopo un primo set da sogno ottimo Arnaldi e anche Eva Vassori. questo potrebbe essere l'anno dell'ulteriore salto di qualifica, di qualità diciamo di Arnaldi, ma come ho detto io sinceramente non avevo fatto questo pensiero ma bravo Guido il tabellone suggerisce davvero che questa è un'occasione da cercare di cogliere al volo e potrebbe essere la maniera perfetta di trasferirsi poi sulla terra e salire ancora. Sì, io direi che davvero questa è un'occasione. Speriamo che possa sfruttare Arnaldi. Si impara in fretta, ragazzo. Ricordiamoci che a meno di un anno. Di vita sul tennistica, sul circuito, perché Barcellona dell'anno scorso ha fatto la prima quali, credo, partita TP. Aveva giocato a Roma eh, da, da wildcard, però l'anno prima però la prima vera presenza a Barcellona l'anno scorso, quindi meno di un anno. Uh, uh, uh. Giulia dice, mi è piaciuto il fatto che Yannick non abbia mai esultato di fronte ai punti vincenti, ha uno spirito di squadra esemplare come quando ha aspettato, aggiungo io, eh, Andrea, eh, per uscire insieme durante lo stop per la pioggia, è vero, lui è così. Caduta di testi di serie, Paul, Tiafo, anche Fritz nella parte, diciamo, eh, di americano, ha preso una bella e corda, ha rischiato contro Bautista Gutt. Eh, ha vinto una partita incredibile U-Banks eh, proprio contro Evans, era 6-4 al, al tiebreak um, due match point insomma per, per Evans, ha perso poi alla, al, al Tybrack del decisivo, eh, quindi Stati Uniti però hanno perso subito Tiafo, boh, io faccio fatica proprio a leggere. A un momento eh, così, anche però... Mikkelsen ha perso, anche lui, yeah. che è sicuramente un altro giocatore interessante, però... Nel 2005, eh, Esatto. Stefano Salvini eh, ci saluta da Pontremoli, beato te, Arnaldi sempre più solido, eh, d'altronde lui giustamente lo segue eh, per ovvi motivi con particolare interesse. Eh, Stefano dice Guido si ricrederà anche su Coco. No, penso che io, io ho detto una cosa su Coco Golf, che tra l'altro mi viene poi da aggiungere una cosa, che mh, è molto, sarebbe molto più importante avere una Coco Golf. Non stabile come Sfionte, ma quasi più che la polacca. Ah beh, perché, perché il mercato americano veramente ha, sta, sta, ha bisogno. Perché, se no, succedono, potrebbero succedere delle cose. Ma nell'immaginario è, è già la giocatrice di riferimento. Sì, sì. Eh, perché Però, non so se giovane, eh, quando finiscono le Williams, ha vinto gli US Open. Quindi è chiaro che l'hype è tanto la, la, però se viene posso... fuori davvero una come Mirandrieva eh, Coco Goff fa fatica a stare dietro a quel tipo di cioè è comunque una giocatrice Mirandrieva equilibrata su tutti i due, due colpi per i balzi sì, sì sì ma ti dico Guarda, è, è indubbio che, che Coco Golf col pacchetto che ha a disposizione può già vincere o, o, o potrà avere dei momenti però qua se parliamo di una numero uno del mondo solida ehm, ho tante giocatrici che la possono battere, che la mettono in difficoltà tante tante e, perché il tennis femminile se guardiamo solo i risultati di ieri tennis, quando dicevo il livello medio il tennis femminile si è alzato molto vedete i risultati dei primi turni anche delle big ok uno potrà dire non sono le big di una volta però ci sono tante tante partite lottate che il tennis femminile lottine. secondo me non è così tanto meno interessante di quello maschile nei primi turni. Tennis femminile è molto interessante da seguire nei primi turni, anche da guardarlo proprio, non soltanto da capire come si evolvono i risultati. Poi perde un po' di allure, diciamo così, andando avanti nel tabellone. Purtroppo. Sì, Ci diciamo, piaccia o non piaccia, comunque c'è una numero uno del mondo incontrastata. Esatto. Senza discussione, e, e, e poi ci sono delle giocatrici che a turno eh, si, si possono provare. Savalenka è una numero due del mondo, conclamata, Ribachina vale la numero tre. Goff secondo me, in condizioni normali, viene dietro a queste giocatrici. Poi sulla terra è un discorso, sull'erba è un altro, perché sulla terra Coco Goff sicuramente con la sua fisicità riesce a, a essere un po' più competitiva, anche se ha vinto gli Usopre però boh adesso vediamo quelle dietro vediamo cosa, co, cosa arriva io metterei sempre l'asterisco su Kalinska io, perché secondo me se cambia un po' quell'atteggiamento eh, un po' assurdo che ha sul campo ha un potenziale molto alto anche se non è giovanissima è molto molto forte la Javora è in crisi nera eh, vediamo se Osaka torna eh, boh, è, lì, è un po' un momento così però Sviontek è numero uno dai Volevo citare allora questa cosa che voglio aggiungere, poi continuiamo con i messaggi. Eh, un podcast eh, mi è stato segnato da eh, Rotger virand eh, che è sempre puntuale con dare delle, dei suggerimenti del genere: Darren cahill's Winning Formula in Tennis. E cercatelo, lo ripeto: Darren Kahiel's, eh, con l'apostrofo la S, Winning Formula in Tennis. E lì lui parla, intanto io non sapevo che il papà eh, fosse un fenomeno, sia come giocatore eh, di calcio, eh, australiano. calcio australiano, ma anche e soprattutto come coach. E lui dice, quando io sono cresciuto è chiaro che avendo un papà del genere, ma tutta la famiglia comunque eh, molto dedita allo sport, è chiaro che mi aspettavo di diventare qualcosa nello sport. E sarebbe poi interessante approfondire alcuni aspetti che lui ha. Ah, mi, fai mi fai venire in mente, se mi dai 30 secondi, che leggendola una delle biografie di, di Federer, sì. eh, quelle un po' più. L lui. The Masters, secondo me. Eh, sì, quello di, di, di Bowers. Ehm... Ah, no, ok, perciò di Cleary. No, sì, comunque, praticamente racconta raccontano che Cahill e Peter Carter, che era stato il primo maestro allenatore australiano di di Federer a Basilea che era finito a Basilea per vie traverse giocando al campionato di Serie A eccetera si è fermato lì a fare il coach loro due sono cresciuti, Cahill e Peter Carter sono cresciuti entrambi ad Adelaide con lo stesso allenatore di cui adesso mi sfugge il nome ma molto conosciuto in Australia che ha formato tanti giocatori non uno dei grandi del passato ma un allenatore molto conosciuto si sono cresciuti insieme a un certo punto si sono trovati, ironia del destino Cahill a, a seguire Hewitt e Carter a, per un breve periodo anche da... Della, della, a seguire, a seguire Federer e sono stati sempre in contatto, si sono sempre con, confrontati perché ricordiamo che negli anni del, del, dei giovanili, i primi anni di carriera, la Federer e Huit avevano una rivalità molto molto grande ma anche un, un ottimo rapporto perché Peter Carter che poi è morto in viaggio di nozze in un incidente d'auto durante un safari ehm, Pensa, aveva, aveva aspett avevano aspettato a, fare il, a sposarsi, a fare il viaggio di nozze perché la sua compagna aveva un male, una, una, un problema serio di salute, quando è guarita hanno fatto il viaggio di nozze. È andato in viaggio di nozze, è mancato. quindi Federer è stato segnato molto da questa, da questa perdita. Tra l'altro, mi pare che fosse capitato quando Federer era al torneo di Toronto. Comunque, l'Open eh, era... stava giocando. È arrivata la notizia: era un torneo sicuramente. Sì, Comunque, la... Questo legame, Peter Carter, è. è, è Kail, come ricordavi tu, papà di Kail, invece è una leggenda in, in Australia, in quell'altro. Quell e la cosa è che il viaggio di nozze, in sostanza, l'hanno ha, suggerito la famiglia Federer di andare in Sudafrica, perché la mamma è sudafricana diceva devi andare lì, il, il Kruger, che è il parco dove appunto, insomma, è quello più famoso di andare a fare i safari, e c'è il fatto che Cahil eh, ha, ha avuto come, è stato testimone di nozze di Peter Carter. Eh, tanto per dire, ma quello che voglio dire è che da quello che ha dichiarato Cahill, eh, Cahill, tutte le mattine si sente con Brad Gilbert, visto che parlavi di Coco Goff e Gilbert è veramente incredibile su tutte le cose che ha anche raccontato a Rodi che nell'altro podcast che si chiama Server. Io ve li consiglio se avete padronanza dell'inglese, ovviamente. E... no, è molto interessante. E mi viene da dire, guarda caso. Questi due signori sono anche ottimi commentatori TV, mm. tra i più apprezzati negli Stati Uniti, poi adesso loro sono dedicati a fare gli allenatori. Dai, e l'altro no. giorno c'era una foto che lo riprendeva a bordo a parlare con Simone a, sì. a, a bordo campo. Infatti, ho detto: ho detto sta a vedere che, che magari chiede il permesso a Sinner di, di seguire un po' anche lei in questa ripresa, ma no, in realtà no, super. no. Una chiacchiera. No, anzi, si è messo a passare il campo, Kail eh, eh, ieri ad sì. asciugare per la pioggia, Giulia. Dice: Sono d'accordo con Guido. Matteo scende in campo come Arnaldi, come quando ha scalato la classifica. Sempre con la eh, testa nel match, facendo il suo dovere in campo senza guardare troppo la classifica. Complimenti eh, davvero la testa di questo ragazzo, Luca Deiana. Arnaldi comunque ci stava, non aveva cominciato benissimo il 2000, è un po' un precisetta. Luca? Eh? Bisogna dirlo. Dai, senza offesa, sei un po' precisetta, però sì, le prime partite magari non sono state incredibili, adesso sta probabilmente carburando di più. La, proprio l'anno scorso, in questa settimana, vinceva il Challenger di Murcia a casa di Alcaraz, e ha fatto un po' la sua scalata. Sì, Andò... però vedi che anche in Australia ha perso facile da, da De Minore, lì è stato un po' deludente, una partita un po' allo specchio, dove l'altro era un po' più forte. Beh. Però aveva fatto secondo o terzo turno, comunque, eh, se non ricordo male. No, se forse adesso... secondo, adesso non mi ricordo. Non oh, ricordo qualche partita qua là, è vero, che non ha fatto qualche partita un po' meno positiva, però. È sempre lì, comunque mi piace, mi piace. Cioè... Poi è andato con largo anticipo in Australia divers yeah. diversamente da tutti gli altri per il fatto che comunque la compagna australiana, ok, però è molto serio. Ma ripeto Luca: non prendertela a male, era solo per scherzare. dire Che sei uno attento, ecco. Mettiamola anche così: Andrea Lupini, ma Zizipas cosa gli è successo? Cosa è rimasto in quel giocatore difficilmente battibile, non solo terra. Eh, saluti da Ferrara. Il problema è che eh, gli altri sono saliti. Zizzi passe comunque anche come gestione eh, del, di chi lo segue ha, ha fatto alcuni cambiamenti eh, ripetuti. Mh, non lo so. Mh, penso che il primo Zizzi io me lo ricordo, l'ho commentato proprio una delle prime partite o era Doha o a Dubai eh, e rimasi. Molto colpito favorevolmente, però lì era grezzo, soprattutto eh, con un rovescio che comunque aveva più coraggio a tirare anche su risposta, eh, risposta proprio eh, di incontro, mi piaceva molto eh, adesso, quelle cose lì, non le fa più, chiaramente ha basato il suo gioco sul servizio al diritto. Eh, io non credo che tornerà tanto facilmente a occupare wow. certe posizioni. Mm. Allora, secondo me lui ha, è un crocevia della sua carriera perché dopo anni eh, dove il, suo, il progetto Zizipas era arrivare a vincere uno slam e, a, e essere nei primi 3-4 del mondo, ci è arrivato abbastanza vicino eh, a vincere uno slam, e, però eh, e nonostante questo alla fine veniva, c'era questa sensazione, parlavamo di Sonic, questa sensazione un po' di incompiuto, in realtà poi andavi a vedere i numeri. Non era proprio così. Però adesso chiaramente eh, ha, con questa nuova ondata che l'ha superato Alcar Sinner eh, vivi un po' un contraccolpo perché forse ti rendi conto che ehm, devi fare uno sforzo ulteriore, sei già multimilionario, eh, hai delle cose extracampo che comunque ti assorbono belle, ma che magari ti assorbono un po' di, di energia, un po di, ti tolgono un po' di fame. E hai un rovescio che eh, poi ogni tanto tira un vincente, allora dicono, ma vedete che questo rovescio meraviglioso, una mano, un rovescio che ha dei problemi tecnici enormi, tu, grandi in generale, enormi se vuoi puntare alle prime 10-5 posizioni del mondo, e non sa fare il back, eh, ha preso un allenatore per sviluppare il gioco verso la rete e poi non, è, non, ha, non ha portato avanti quel progetto, insomma... Eh, è un giocatore che sono sicuro. Se si rinquadra, torna abbastanza comodo nei 10, però sono altrettanto sicuro che eh, difficilmente lo vedremo. Alzare trofei importanti con, con, con l'andazzo che c'è con gli avversari che ci sono in giro. Ecco. Beh, andiamo poi, poi sono sempre quelle previsioni. Eh, che ti... Comunque, eh, eh, scusa, Dario, io il, il nostro eh, commentatore è. Eh, ascoltatore e precisetti io uh, mi adeguo Arnaldi <ride> Arnaldi, prima settimana dell'anno quarti a Brisbane eh, perde di un, una partita tiratissima al secondo agli ottavi di Adelaide con già Harry. secondo turno a, a, a Melbourne secondo turno ad Harry Beach batte Nishioca, perde da Gicata per, gioca male lo Scabos poi batte Fritz ad Acapulco e perde da Shelton in tre set, batte Vanasha a Indian Wells e per è l'unico che vince un set, dicono cavolo, no, l'unico insieme a Sinner a vincere un sì. set con Alcarazza, insomma, non proprio male non, è male, non è male, perse, è male, non è un avvio, poi un paio di partite, no. forse si sì, poteva anche, sì, sì, vincere, però in più, però. Julien Banchetti dice: In tantissimi podcast hanno fatto notare come il servizio di Medvedev sia calato nell'ultimo anno. È vero, li ho sentiti alcuni, può essere correlato l'operazione di Ernia al disco? Dice il nostro amico dalla Papua Nuova Guinea. Eh, io dico che in parte sì, è, è possibile, perché, perché effettivamente la velocità eh, e anche comunque la percentuale di prime era maggiore in precedenza. Però. Poi ci farò più attenzione, la cosa che a me stupisce sempre il servizio di Medvedev è che da sinistra, quando, soprattutto quando è in difficoltà, quasi sempre o spessissimo, serve piatto esterno, credo che gli avversari lo debbano sapere, eppure il più delle volte sorprende gli avversari. Questo è uno dei o serve così bene e così preciso che non, non riescono a leggerlo. E aggiungo su Medvedev che è pazzesco pensare come sta giocando e che l'ultimo torneo che ha vinto è stato Roma sulla terra cioè lui non vince un torneo da Roma sulla terra giocando probabilmente il suo miglior tennis di sempre questo dice la dice lunga anche su che razza di avversari con eh, che razza di avversari debba confrontarsi questo questo ma lo no. dicevamo sette ultimi confronti con gli altri che sono dentro la top 4 che non vince medvedev invece voglio dirti una cosa sul discorso eh, Invece di saper leggere le cose, nei podcast parlava molto eh, Kail di Agassi eh, e lui e Marray, Agassi mi diceva Kail che un, era fan, era proprio eh, ossessionato dall'aspetto dall della tecnologia, cioè che lui voleva sapere tutto delle racchette, di de, de, de tutto quanto, no? E anche Marray sono, sono così. È stato il primo giocatore, credo, a cambiare le racchette a ogni torneo a portarsi l'incordatore personale e a cambiare le racchette eh, proprio fisicamente a ogni torneo. E la cosa divertente, ho visto invece un altro video di Agassi che spiegava quella vicenda della lingua di Becker, ma è, è, è oltre quello che è stato raccontato. Cioè Agassi a un certo punto è arrivato a pensare che non doveva sfruttare quella situazione sempre se no l'altro l'avrebbe capita. Cioè, lui ha addirittura pensato quando... Usare questa capacità di aver letto che quando la lingua Becker la metteva eh sì, la, la finta, gli faceva la finta, faceva finta di non capire a volte, la finta di non capire per poi sfruttarla nei punti più importanti. È insomma. pazzesco. Io trovo che questa, Vabbè, cosa sai, uno, uno che è, che è cresciuto poverino con il drago che gli sparava a palla addosso. Ovvio capito, che, però, che non l'ha scritto capacità. neanche nel libro open, sta cosa. Non è, non è stata scritta neanche nel libro open. Cioè, Lui per me sarebbe stata una cosa più spiegata proprio al meglio eh, perché non so se in realtà la, come dire, l'ammissione la, la pubblica durante l'Octoberfest con parecchia birra in corpo di tutte e due sia arrivata dopo forse rispetto al libro open. Ma è una cosa straordinaria. Vabbè, andiamo avanti. Tra l'altro, scusami, la cosa volevo dire la. Quando Sinner dice con Alcaraz a un certo punto è girata la partita quando io sono stato troppo prevedibile sì. e, e, e Kyle era d'accordo, mi diceva cambia qualcosa perché stai facendo sempre la stessa cosa e questi aggiustamenti no, che poi quando si arriva in cima, in cima, in cima, in cima fanno, fanno, fanno la differenza e fanno girare le partite eh, quando proprio sei ai massimi, massimi livelli. Allora, vai a vedere quando gioca la prossima volta Nardi, perché ce lo chiede Paolo Moscato. Eh, campo... Gioca a Napoli, gioca. Ah, perfetto. E Emanuele Incani dice, come vedete oggi Musetti con Safiullin. Safiullin è veramente, diciamo, un giocatore pericoloso, però secondo me la situazione migliore come cemento eh, è Maieni per Musetti, a mio modo di vedere, perché è un campo proprio che... Eh, va bene, anche Indian Wells potrebbe essere, visto che a lui piace la terra, abbiamo detto come è diverso eh, la combinazione palle, campi e situazione desertica, diciamo, però io trovo che Musetti possa fare bene in futuro, non so se già adesso a Miami. Se a è un giocatore di striscia, quando è in forma inizia a vincere poi diventa scomodo, è un po' come Karatsev in qualche modo. Io non so, non so in che cosa è. è andato in Italia, è nato il figlio, è tornato, sicuramente ha un buon, un buon mood, può sì. giocare molto, molto tra, tranquillo e sereno e tutti speriamo che questo lieto evento lo porti anche a crescere, a migliorare, a maturare di testa. Eh, però poi bisogna giocare a tennis e, e lì ci sono sul cemento, sul veloce, ci sono un po' di problematiche. Come... Vediamo vi dico anche questa cosa prima di continuare con i messaggi. Una delle cose più interessanti che ho sentito dal, è ancora manager. Nonostante tutto, è incredibile. Non lo sapevo di Sharapova, cioè che comunque ha degli sponsor che ancora insomma, vanno seguiti. E quindi, lo stesso manager che non me ne voglia, eh, però non ha gestito benissimo la situazione del Meldonium. Perché dalle altre parti nessuno vi dice questa cosa su Sharapova, ma non perché io sono un fenomeno, perché ho capito da quella vicenda Meldonium. Cosa è successo e da lì io smetto di parlare di doping perché, ehm, come anche la vicenda Aleb ci insegna, mettono i microfoni sotto le, le altre giocatrici. L'hanno fatto anche qui a rientro. Vosniacchi ha detto una serie di stupidate: che era meglio che stesse zitta perché non conosceva il caso, però capisco che ognuno possa avere le sue opinioni. Sharapova è squalificata solo perché le è stato consigliato. Da un avvocato, dal manager, non so bene chi di, di preciso. Una, una goffa conferenza stampa. Non doveva di... farla, non l'avesse fatta, ma quello purtroppo non lo puoi sapere prima. Eh, per una serie di poi, mh, come dire, sviluppi della vicenda Meldrona perché per 5, 5, probabilmente avrebbe avuto una squalifica molto più. No, più no, leggera, non gliela, davano, non gliela, non gliela davano. davano. No, no, non gliela davano. 5 -5. Era in The West in tribuna, tra l'altro, Scaro, ma con i capelli castani è quasi riconoscibile. E comunque. Eh, perché lei ha detto pubblicamente di aver fatto uso del meldonium, poi non entro nei particolari perché è, è inutile, ma è così: fidatevi, se no non avrebbe avuto la squalifica. E la cosa divertente che racconta il suo manager è che quando vince Wimbledon, il papà va dal manager e gli dice: Senti, io finora sono stato praticamente solo concentrato sulla carriera di mia figlia, oggi ti dico una cosa: prelevo 10.000 dollari vado dai miei amici in Siberia e facciamo di tutto cioè praticamente il padre perché potevi solo portarti sull'aereo 10.000 dollari, non potevi prenderne di più prende l'aereo, torna a casa festeggiamenti non da matti ma proprio da quelli che vogliono vivere alla montagna col fuoco con le co se ne è andato via per qualche giorno ma vi assicuro quello che racconta il manager è straordinario soprattutto sulle sponsorizzazioni anche sull'INA ci sono dei particolari che sono straordinari. Quando il manager dice no, non prendiamo adesso lo sponsor, aspetta, sia con Sharapuka che con Lina, aspetta, la pecetta, aspetta. In sostanza, dalla prima richiesta che ha avuto Lina, credo, perché lei pagava, cioè il, la Cina le prendeva l'80% delle sponsorizzazioni, poi a un certo punto Lina ovviamente ha detto no, basta. E da 50.000, la prima offerta, è arrivata a 5 milioni la pecetta. Cioè, non non si è più sentito parlare di Peng Shui adesso che mi parli di Cina, eh, quella è un'altra vicenda. Comunque andiamo avanti dai, perché sennò quella la tiriamo molto lunga. Mm -hmm. Giulia eh, Foschi dice: Per quanto riguarda Cobolli, non so, ho ancora un po' di dubbi su di lui. Deve lavorare un po' sulla tenuta, appunto, per stare ai massimi livelli. Beh, è giovane, quello è, è un lavoro che deve fare, sì. Però dice: Flavio ha le qualità, intendiamoci. Luca ha perso nelle quali, sì, eh, con eh, eh, Mensic eh, non so se lo vedremo già a Monte Carlo. Spero solo non ritorni al Challenger. Ma va bene giocare a Napoli anche per una ragione affettiva, no? spiegavamo, eh, Guido. Per il papà, giusto? Sì, sono Infatti, proprio napoletani. Loro eh, Adesso... Esatto, Massimo Bon. Buongiorno, ragazzi. Volevo un vostro giudizio su Cybot. Eh, è da tornei così quando gli va dritto anche lui è un giocatore pericoloso. Quanto mi piace, finalmente sembra maturato e stanno arrivando anche ottimi risultati. Sappiamo che ha avuto situazioni in casa, cioè, non, 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 ho, non ho letto, non, non mi sono aggiornato sulla vicenda, ma, insomma, ha eh, avuto questioni tipo zvera. Dai, non, non voglio essere generico, però una situazione del genere. Voglio vedere il tabellone. Eh, sì, beh, eh, gioca con gli arri, che, tra l'altro, attenzione, io sai che in quella parte del tabellone, vabbè, tolto Medvedev ovviamente... Iarri nella partita singola ragazzi è fastidiosissimo. Ieri ha vinto una battaglia pazzesca contro 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 contro, non mi ricordo più comunque adesso gioca contro Seibot che ha dato 2-7 a 0 Vabbè, Yari ha vinto al terzo table decisivo con Draper che anche lui sta tornando eh, Ecco, su. esatto, che Draper è un altro di quelli che vedete che quest'anno torna su bene sì, sì. e l'ha battuto una lotta, si gioca sempre partita a 3 ore 3 ore e mezza, Il giocatore serve a molle che gioca partita a 3 ore e mezza, Yari è una però ha delle punte pazzesche e, e se Seibot perché... è, è molto interessante c'è la BBC parlava. se non sbaglio Oggi stiamo tanto divagando e anche in modo interessante, ma chiedo alla BBC a, a, la, come dire la sfida al numero uno britannico, perché sono divisi da pochi punti, eh, no? I, sì. i primi tre tra cioè, Evans... Ieri con la vittoria di Norri la vittoria di Murray, ed, eh, Draper ha perso per un pelo e Evans ha perso con due match point a favore. Potevano fare 4 su 4, però sono quattro giocatori che in qualche modo si equivalgono effettivamente in questo momento, anche se credo che poi Draper avrà una carriera penso superiore uh, sicuramente a Evans e anche a, e anche a Norri credo. Eh Norri ha vinto l'Indian Wells eh? Sì sì è fatto semi a Wimbledon per l'amor del cielo no no i risultati ci sono però il potenziale del giocatore è alto direi di per l'età è interessante ancora. Ha perso anche un anno tu... per infortunio l'anno sì, scorso. Sì. Giulia ha controllato gioca il Challenger di Napoli appunto lei che sperava di no eh, mi sorge una domanda, le Olimpiadi danno punti ATP? No, eh, no, se non mi sbaglio non no, c'è no, questa no. cosa. Una volta c'è stato forse, ma, ma poi basta. Io sono contrarissimo a dare punti ATP in quelle situazioni lì, perché chiaramente con le convocazioni, io, guarda che, guarda che polverone che ti alzo adesso, io non trovo eh, sportivamente equo dare i punti al alle finals. Eh, non così. lo so, ho capito cosa dici. Eh. È ovvio che è un premio meritato, si è arrivato nei primi 8, però poi quello va, tende a scavare un solco ulteriore tra giocatori che non possono giocare quel torneo. È un po' casta, mi fa un po' casta. È un po' casta, però non vincerebbero. No, no, una... lo capisco, è chiaro, Non so se è... vincerebbero una partita. È chiaro che se si facesse invece... Eh, con i soldi che ci sono in paglia sta tranquillo che... Eh, ma adesso sono forti. Però... Eh. Perché comunque è così, il tennis difficilmente vede una sconfitta. Eh, non meritata o una vittoria non meritata ci può essere la sorpresa ma vince il più forte e sicuramente in questo momento ci sono quattro giocatori tre, forse più forti veramente degli altri comunque Antonio Ronsisvalle dice in prospettiva Alcaraz fa paura sì. speriamo che Siene ritrovi un po' del suo tennis con la T maiuscola con Vavastoli l'ho visto un po' deconcentrato mm. ma io non ho, ripeto non è, se si dice che Alcaraz fa paura che poi Sinner debba pagarne tanto, però sta arrivando la stagione di Alcaraz cioè la terra, poi l'erba secondo me se la giocano alla pari con Sinner perché Yannick ha dimostrato insomma di salire sempre di più di livello a Wimbledon però sulla terra eh, c'è poco da fare Alcaraz è... sì, c'è da dire che mentre Alcaraz ha già eh, in, in, nella stagione 22 nella stagione 23 in, settimana scorsa ha già fatto vedere eh, di essere di valere la prima seconda posizione mondiale, Sinner l'ha fatto vedere nel, nel finale della scorsa e all'inizio di questa, quindi Sinner non ha mai giocato con questo status da adesso in poi sì. nei tornei più importanti dell'anno, perché ovviamente da adesso in poi si va alla terra, all'erba, eccetera quindi noi non abbi abbiamo una, un progresso di, di Alcaraz non abbiamo un pregresso di, di, di Sinner era poco dietro, eh, non sto dicendo che fosse un parvenu, però non ha mai affrontato questi tornei da, da co-favorito, da favorito eh. è vero Emanuele Brusaferro dice eh, a Yannick mancano due colpi, palla corta e lob, poi diventa quasi imbattibile, sicuramente deve migliorare la e palla Vabbè, ma, se ti manca il lob, devo dire, tra tutte le cose che ti possono ma mancare... Mancare è esagerato come concetto, vabbè, però possiamo... Non è che giochi 100 lobby in una partita. No, no. Sì, la forzata, sappiamo che ci sta lavorando tanto, a volte con, con alterne fortune o a volte si fida un po' di più, però vabbè. Sono due colpi importanti, ma, ma che non fanno, secondo me, la differenza abissale ecco, in un, nel valore di un giocatore. Giuseppe Izzo, buona partita di Matteo Arnaldi che non si è lasciato coinvolgere dalle stranezze di pubbliche e negli ultimi tempi sembra essere decisamente il numero due, ma è da un po', secondo me è il numero due. Allora, Andrea Canella, americani deludenti, bravo, l'avevamo appena detto anche noi. Eh, come valutate le performance scarse del tennis a stelle strisce? ma attenzione perché poi giustamente Andrea dice Shelton un permettendo c'è ancora da, da capire come finirà però questo torneo di Miami in effetti ha perso ieri tanti ah, pezzi se guardiamo l'età media e le il numero di dei primi cento e le prospettive hanno un ottimo ottimo movimento sicuramente le, le sconfitte ieri sono pesanti però il più anziano di loro ha 26 anni e, e giocano senza Opelka che era un top 20 Giocano con Brooksby senza Brooksby, che è stato fermato per motivi che era un altro giocatore atipico, molto interessante. Hanno Mickels in 2005. Hanno questo Dam, figlio d'arte, che comunque insomma non sarei proprio così eh, negativo sul tennis no, americano. No. Sicuramente, Corda, Tiafo, lo stesso Fritz. E, e... Corda è ancora dentro, eh? Sì, no, no, però dico in generale non stanno facendo quel passo no. che, che ci si aspettava, però hanno ancora il tempo per farlo. Giulia. Eh, dice, secondo me non era deconcentrato Sinner, ha svolto semplicemente il compitino come ha dichiarato un po' anche lui a fine match. Inoltre, non è stato benissimo subito dopo Indian Wells e anche questo dichiarato. Io ve l'ho detto, qualcuno poi mi ha No, no, che febbre, non c'aveva la febbre. Sinner aveva la febbre con Alcaraz, aveva la febbre. Uno dice: come a eh, Ma è fatta farsi uno? Ma all'inizio la senti meno, forse, non lo so. Però non è stato benissimo dopo, diciamo, eh, Indian Wells. Gli, gli stava curando. Stava provando. Se mi ero concentrato nella stessa frase faccio fatica. No, no, quello no. Eh, Andrea dice, come dovrebbe evolvere il gioco di Zizi per ritornare quantomeno nei primi dieci? Non evolve, l'abbiamo detto back, prima. Back di rovescio, back di rovescio mo, utilizzo molto di più del back di rovescio e, e più rete e, e, e magari tamponare un pochino queste carenze che ha quando gli caricano il rovescio anche grazie al back ne gioca tre a partita Io non ho mai visto un giocatore a una mano tranne Tim quando arrivava sulla palla un quarto d'ora prima giocare, giocare un back eh, ogni, ogni mezz'ora uh. Salvatore Aresti dice buongiorno, poi ho visto finalmente una Ferrari vincente vi chiedo, ma c'è stato un altro periodo storico in ita di Italia così vincente così dominante in tanti sport All allora, il 2021 in cui si sono poi disputate le Olimpiadi estive e in quel momento lì c'è stata anche la erano gli di europei di calcio, no? Era la finale di Wimbledon di Berettini. In quei giorno. due mesi è successo tanto. Non so se tu fai riferimento agli ultimi anni o adesso, ecco, quel periodo lì direi che. È Però è stato... Credo che numeri alla mano, poi ci potrebbe aiutare, Max, eh, sia nelle specialità, nelle specialità invernali sicuramente, ma anche in tante specialità delle olimpiche estive eh, siamo in un momento comunque veramente eccezionale, abbiamo un numero di, di discipline dove possiamo puntare a un po' di olimpici che è notevole adesso non Infatti, so se è più grande della storia però mi mi è ovvio che di... è un momento storico dove devi sempre fare la tara che in certe specialità non ci sono i russi eh, sì, gli elorussi, eh, e i lorussi boh, però per il resto e, e, e nella sci, sci femminile che si è celebrato giustamente quest'anno la Brignone cavoli io sono arrabbiatissimo perché vincere quattro coppe del mondo su cinque ne abbiamo vinte zero in una stagione molto buona però era la più forte la Brignone doveva vincere il gigante Super G più goggia senza l'infortunio vinceva la discesa e la generale con la sfortuna di Schifrin doveva essere di Brignone ha perso veramente secondo me una grandissima grandissima occasione quest'anno No a parte eh, Lisa Vittozzi che ha fatto diciamo il contrario riuscendo proprio a in questo finale a vincere la Coppa Generale ci sono diversi diciamo rimpianti anche in altri sport come lo snowboard, eh, ma non entriamo in, questo, no. eh, in questa discussione. Andrea, allora, come sport italiano anche un po' incredibilmente per certi versi, per come va il paese, diciamo, sì. sta facendo cose sì. egregie, egregie. Ne parleremo magari eh, e ascolterete Salotto Bianco eh, alle 20.30 domani sera eh, anche qua su All Sport, u eh, salutiamo Rosa Bianca da Vienna. Andrea dice: Pensate che spesso dovrebbe fare più serve in volle e trasformarsi in un big server? Eh, server. Eh, cosa potrebbe fare per evitare la fallosità del rovescio monomani? Tanti sono curiosi eh, di, di chiedere di ZiziFest. Serve in volle? Sì, il big server non è che basta volerlo. Ha un ottimo servizio, però ha un lancio di palla un po' particolare. E il rovescio ha dei problemi tecnici, il gomito troppo alto, un po' di rigidità. Eh, Ripeto, non è che non ci stia lavorando, non abbia cercato, però non basta, non basta volere le cose, non basta allenarsi, non basta consultare i migliori tecnici. Uh, ognuno di noi ha dei limiti e lui sicuramente sul rovescio, quando è sollecitato molto, fa, fa molta fatica. E quindi non so se riuscirà a, a, a migliorare molto questa cosa nell'arco della sua carriera. Chiedo ancora a Stefano Lanzanova 10 minuti, spero che siano sufficienti per eh, leggere questi messaggi. Siamo alle 10.26, quindi siamo un po' indietro. Salutiamo da X Pietro De Biasio eh, di Teano. Pino Carella dice, sì nel secondo voi può puntare decisamente al numero 1 eh, Alcaraz? Se trova continuità non ce n'è per nessuno. E Diciamo che se Alcaraz eh, continua così diventa difficile, dovrà mh, forse aspettare, però vediamo. Andrea Canella, vi lancio una sfida per i prossimi prospetti. Chi vedete meglio tra Mensic, Fonseca e l'Andalus nei prossimi anni? Io non ho dubbi. Per me, Mensic sì. ha una facilità di gioco imbarazzante. Eh, poi bisogna vedere: il tennis è uno sport molto particolare. Può darsi che se devo, li metto in ordine come li hai messi tu: Mensic, Fonseca e l'Andalus. L'Andalus sì. ha, ha dei mezzi straordinari, però. Senza dimenticare il croato, Prinsic sì. e. E, anche il, e, e, e Shang, cinese, che si mette, sì, su, un sì, di, mette in su un po' di fisico, ragazzi, gioca tennis stratosferico. Allora, poi Bruno Gallo, dal, eh, degli Stati Uniti è rimasto scelto, mi sembra, è eh, ma anche corda, secondo me oh. sono buoni giocatori gli americani al maschile, ma nessuno di loro è top player, al momento è così, però scelto una quelle caratteristiche. Giorgio Giaffreda, il nostro Sinner è persona equilibrata e non sarà condizionato da ciò, ma chi ha battuto costoro evidentemente è in forma. Uh, oggi sbagliando partita o peggio, sottovalutando l'avversario, si perde tranquillamente uh, anche col centro del mondo. S sì. Max Pader, Massimo da Cagliari, il tabellone di Sinner si è aperto tanto, sì, l'olandese è pericoloso. Poi successivamente la semifinale sembra vicina. Sì, però Grispo poi a Rotterdam insomma, ha fatto un po' fatica con Yannick. Gli olandesi in Coppa a Harwich ha detto, qual è stato l'unico nostro eh, errore? Che Sinner è atterrato. Con eh. In Olanda c'è quella dimensione un po' come Pablito in Brasile. Ma eh. comunque Dopo... ricordatevi che quando un giocatore raggiunge... La, 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 insomma il, il livello e lo status di, di Sinner il tabellone è importante però sono più gli altri che sono preoccupati sicuramente di lui. Sì. Andrea ancora dice a livello di tennis femminile lo slam è meno pronosticabile a Wimbledon a Wimbledon può vincere chiunque al femminile sì al femminile forse non so ma maschile direi che è abbastanza pronosticabile Ileana Moro buona domenica Roberto Giannelli Sinner che eh, guida Goldrake gridando dritto incrociato eh, questa non, questa uh, mi no. Sinner che guida Goldrake gridando dritto incrociato forse è, è, è successo io Goldrake l'ho visto da bambino sì, sì, non... comunque forse va bene è, raro, vabbè, è una citazione comunque eh, può, darsi, può darsi Cristiana Giancarlini Buona domenica, grazie per le vostre dirette, il vostro lavoro, eh, insegnare dibattiti educativi rispettosi anche se non si hanno le stesse visioni assolutamente, ma vedo che Cesena, Cervia, c'è una bella zona eh, che, che ci segue, no? Dovremmo eh, andare a fare una tournée perché a eh, me piacciono tanto quelle zone. Esatto, si mangia, tra l'altro, abbastanza bene. <ride> Alfino Tropea Ciao, ragazzi, segnalo con estremo piacere la finale di Basti Jili nel Challenge 75 di Murcia, che hai citato prima. Il Giorgiano per me è un grande no, giocatore. Beh, adesso ti, ti cito questo, forse lo ti ho raccontato, a Roma l'anno scorso, Basti JV, che aveva imboccato una strada negativissima. Un giocatore che vinceva dei tornei o perdeva il primo turno. Comunque, beh, andiamo a vedere l'allenamento con FIS iniziano a colpire, e lui veramente colpiva in una maniera impressionante, comunque giocano una mezz'oretta così, poi iniziano a fare punti, un game, due game, a un certo punto Bacillus Vili va dall'allenatore di, 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 di Phil, si stringe la mano, grazie e va, così, due game. Poi ha perso il primo turno di quali, da lì non ha più, mai più vinto una partita, mai più, e che adesso è dal nulla, così in semifinale in finale ha un challenger abbastanza... La fece anche me, che ero con Vilano in quello scorcio di allenamento i due o tre colpi. Eh, che se rimanevi così, proprio boh, dove è finita la palla, una cosa impressionante. Basile, non per niente chiamato Badi Francesco Cotonati. Donati. Il torneo di siena inizia in semifinale, no, continua in tutti i turni, però capisco quello vuoi dire. Spero nel derby italiano nei quarti. Filippo Trivisonno eh, da Venturina Terme per me più merito degli altri che demerito di Zizi Pass eh, però il trend è un po' quello eh. Andrea di Arnaldi è il più continuo dei nostri dopo Sinner in questo spicchio di stagione Alcaraz, Sinner e Djokovic sono tanta cosa per Medvedev è vero, oltre che al problema dell'operazione Trivisonno ancora dice questo commento di video su Medvedev ci vedo la conferma su quello che ho detto su Zizi Pass eh eh, ah, forse il discorso che sono tanta roba i tre eh, quindi vale anche per eh, Zizi Pass e Madweather sì. eh, Marco ho inventato una racchetta con l'impugnatura che ruota eh. la parte delle corde basculante collegata ad un computer che legge le righe del campo in qualunque modo colpisci la pallina è impossibile che la stessa esca dal campo davvero? Addirittura Beh, ma non dirlo a noi, dillo all'ufficio brevetti. Di... <ride> Mandaci un video, una foto perché non ho capito niente. Eh. No, io ho capito qualcosa, però è particolare. andrea ancora, comunque, molto prima di Open, Boris Becker aveva scritto a uh, Hogenblick. Mh... Eh, Vervaile va, Doc e nel 2004 aveva scritto del trucchetto di Agassi per leggere la prima, no, però non, non del 2004, no, non posso credere. La prima di servizio, ovviamente, aveva scritto in tedesco: sì, ok, che era scritto in tedesco, però non lo sapeva nessuno. Questa cosa, cioè, evidentemente, non è uscito da, dal tedesco. <ride> questo racconto eh, io da quello che so è che Agassi gliel'ha detto all'Octoberfest di recente. Eh, tra l'altro Boris è insomma, ormai costante in tutto quello che fa a Milano e dintorni ho visto che è andato a presentare anche qualche altro evento sportivo da quello che mi ricordo, quando Agassi gli ha detto questa cosa, un po' di birra in corpo tutte e due, è saltato su da, dal tavolo e non ci credeva, però magari hai ragione tu, non lo so Basilashvili è un altro che ha avuto problemi spinosi in casa, no. sì, l'abbiamo appena citato ed è vero eh, allora eh... Andrea Dario mi spiace ma ci sono dei protocolli sul doping e come tale devono essere rispettati. No Andrea lascia perdere sulla questione scarapova non è questione di protocolli. Eh, per spiegare il discorso su quasi 500 casi 3 sono stati squalificati perché non ha... il sistema antidoping non ha saputo reggere il fatto di aver fatto diventare una sostanza dopante il medonium che era per colpire. Questo è chiaro, chiaramente Russia e Bielorussia hanno fatto un questionario durante i eh, giochi eh, europei chiedendo una serie di cose e, e una delle domande riguarda il Meldonium. Lì hanno capito che potevano, eh, diciamo, eh, così, colpire lì, poi altri paesi sono stati coinvolti, non soltanto questi due, tre squalifiche, perché non hanno saputo dimostrare quando era stato preso il Meldonium perché le quantità erano talmente minime che hanno trovato la maniera per contestare eh, quella eh, diciamo, iniziativa antidoping. Quindi lascia perdere. Eh, io, ripeto, non ne parlo più di questioni di doping perché lo stesso diceri sul passaporto biologico. Il vostro collega Ferrero aveva scritto un brillante articolo sul caso Ala spiegando tutta la vicenda dei vari passaggi. Mi permetto di dire che ha scritto molto bene, ha letto tutto, però anche lì... È parlato di auto emotrasfusioni ma chi le fa più le auto emotrasfusioni e non c'entra Federico Federico ha letto quello che è stato scritto nel eh, come dire nell'atto eh, del giudicante ma chi fa le auto emotrasfusioni adesso sono dei matti non si usa più quella roba lì Beh, sono Quindi, dei matti io, a farlo. io continuo a dire può parlare di questo tema un numero risicatissimo di persone io non ne parlo più eh, Giulia se i punti non li danno alle Olimpiadi non dovrebbero darli nemmeno nei tornei concomitanti però perché come non è sportivo darli <ride> in quella competizione chi non gareggia, e eh, se no c'è Rud che come dire guadagna punti eh, ah, so se... alle Olimpiadi, all Olimpiadi ci va eh, non so, ma l'altra volta non ci ha andato e eh. mm. eh, no, ah, lui certo. non è non è il tipico norvegese. No, lui dice: Io vado a fare i 2:50, ne ah, ha okay. 23 di fila quella volta. Là. No? Non, praticamente era citato. Allora, te uno che ha fatto due finali a Parigi di fila, non va a giocare le Olimpiadi di Roland Garros no. proprio perché si giocano lì, ci va. Ah. però lui diciamo che non è il tipico norvegese, eh, comunque abbiamo capito il concetto che esprimeva Giulia anche perché c'è il mille canadese in concomitanza. Tra l'altro, non l'abbiamo detto, ma la Nuova evoluzione del calendario porterà ad avere quei tornei a 12 giorni. Quindi, sì, eh, sì. trovo che sia meglio. Eh, hanno penalizzato un po', se vogliamo, il Canada perché la finale si giocherà di metà settimana. Praticamente hanno allungato un pochettino tutti e due, ma devono stare dentro a tre non settimane. Devono stare compressi, compressi. Sì, e vabbè, però è un periodo di vacanza quindi. Tutto sommato da che ci siamo eh? abbiamo quasi esaurito i messaggi forse riusciamo a stare e non a si bene? giocherà il millenarabia il tanto temuto millenarabia almeno fino al 25 non si giocherà eh, eh. antonio rosinsvalle anche se non da punti vince un oro olimpico per tutta la vita sì io condivido cristina giancarlini dal post pandemia l'italia nello sport è esplosa è vero. giulia Foschi non metto in dubbio il prestigio di una medaglia olimpica ma chi viene eliminato prima secondo me non è giusto e, e, però è così funziona così in tutti gli sport eh, anche nel cioè, vedo ai mondiali adesso di biathlon valgono i primi tre e gli altri eh, rimangono lì col cerino in mano, e sono tanti rosa bianca americo per lo sci femminile è stata veramente una grande occasione persa claudio sturlese vi seguiamo anche dalla sicilia e io sai che la sicilia ce l'ho nel cuore Giulia Foschi, bravi, venite in Romagna, si sta benissimo, anche lì ovviamente se, se si potrà. Ma dovremmo fare un tour itinerante di tennis mania, no? Si potrebbe fare. Con il camper. <ride> esatto, esatto. Cristina Giancarlini, vi aspettiamo e fino a giugno è fantastica la riviera romagnola e quest'anno si tinge di giallo. Eh sì, eh, perché parte il tour de France, passa il Tour de France. Ciclismo appunto, sì. Enrico Folegnani, buona domenica dalla Spezia. Eh, Giulia, ancora, anche dopo giugno è stupenda la nostra terra. Alla fine si, si finisce con fare un po' di turismo, di, di promozione turistica. Marie e Monti sono in perfetta armonia. Giuseppe Clemente, a me meraviglia sempre come la Giorgi ha sprecato il suo enorme talento non affidandosi a un coach diverso dal padre. Ma guardate che allora, la vogliamo svelare questa verità di Fatima? Che a lei va bene così, non è un problema. Cioè, lei ha, ha straguadagnato ha altri interessi. È un tipo alla sua maniera, lei lo sa che è, è, è come quelli che a scuola tanto non studiavano, no? Perché avevano del talento e gli andava bene così. È la stessa cosa per me. Io non ne farei un dramma. Lei vive bene questa cosa, non la via male. E poi ha avuto sì infortuni, sicuramente tanti, e una serie di episodi. Ha anche avuto delle situazioni drammatiche, eh? perché poi dobbiamo anche dire questa cosa. Insomma, è mancato un familiare. E ed è stato un dramma questo va detto quindi io ci riunizzavo ma c'è anche questa cosa che accennava prima guida senza entrare nei, nei particolari però bisogna dirlo eh, cristiana giancarlini eh, Sì, giulia ma c'è troppa gente file a ah, parla ancora della riviera eh, andrea mi consiglia di comprare il libro di becker sì, però il tedesco io non lo conosco tanto bene, eh. se c'è una traduzione volentieri. Io vi consiglio Boom Boom il documentario su Boris Becker, che è. Apple TV! Sì. È veramente fantastico. Eh, Valentino Battistini, vabbè, allora mi unisco anch'io da Cervia, un altro, eh, allora possiamo veramente fare una tavolata. Alfino Tropea di Bacilashvili, ammiro moltissimo l'equilibrio con cui affronta vittorie e sconfitte, <ride> però forse è una fortuna. Il disinteresse, il stai dicendo, non l'equilibrio: il disinteresse apparente, <ride> ecco. totale. Cesare, eh, ho visto anche stanotte la Carasa, a parte l'avversario, mi fa pensare che farà la doppia Andiamo a Tendian Wells, eh, Miami. Direi che Comunque sì. è incredibile quanta gente scriva al Alcatraz. Io eh, so vero, però lì forse c'è il qualcosa col, col tino. Insomma, col... Non lo so, col correttore. Eh, a parte Sinner, adesso è imbattibile. Buona domenica entrambi da eh, Cesare Orzinuovi Brescia, bravo! E siamo a Andrea. Eh, messaggio ricevuto. Non ti arrabbiare, salutoni a te e a Guido. No, no, non arrabbio No, sul discorso del doping. No, eh, perché veramente io mi sono fatto un'idea precisa su quel discorso lì. Giuseppe Clemente, che peccato che Camilla Giorgi non abbia un piano B al suo solito gioco, avrebbe potuto avere ben altri risultati. Eh, ma abbiamo non c'è la controprova di niente. Esatto, anche questo è vero. e <ride> Ragazzi, comunque, ha sì. avuto una carriera non così male alla fine. Per domani, credo che anticiperemo eh, perché ho un bel po' di cose da fare. Domani, eh, poi ci sentiamo con Guido e Stefano Lanzanova per combinare l'orario. Potrebbe essere anche alle 8. Non so se a voi va bene. Comunque oggi un sacco di, di italiani, eh, perché gioca primo match Musetti, primo match la Paolini, terzo match Sinner, eh, c'è il doppio di, di Bollelli Vavassori, eh, anche Arnaldi. Arnaldi, no. terzo match con Sciapovalo. Dovrebbero giocare sostanzialmente in contemporanea Musetti e la Paolini e più o meno in contemporanea Sinner e, e Arnaldi. Scusi, mi sembra di aver letto l'orario. Va bene, poi magari... Arriveremo anche a farvi qualche pronostico eh, così, per giocare. Eh. Eh, siamo alla conclusione. Arriva un messaggio in chat da Stefano eh, okay, che mi ha già minacciato per il fatto dell'auto di mattina. <ride> sarà fatto, sarà fatto. Mi, come dire... Esaudirò il tuo desiderio. È tutto con questo ultimo messaggio. Oggi... Che... oggi eh... Consolatevi col tennis, purtroppo non ci sarà Frosinone Empoli e Sassuolo perché non c'è il campionato, però accontentatevi. Andate fuori, fate una camminata, tanto il tennis poi arriva dopo. Dai, e, insomma, io sarò impegnato dalle 21 con la telecronaca della finale di Carring femminile. Non vi spingo a, ad andare così tanto in là. Ma divertitevi anche senza lo sport e il calcio! E poi ci sentiamo domani mattina. Ciao a tutti. thank you